Eccomi di nuovo, angolo di videogiochi di Daniele. Torno dopo circa un mese dal mio ultimo video riguardante i videogiochi, qui su YouTube con il mio nuovo video. Oggi recensione di un titolo eccezionale per PlayStation 3. Ebbene sì, l'ho comprato anch'io, il PlayStation Move. Sono rimasto un pochino deluso del PlayStation Move, nel senso che è molto preciso, mi piace molto come risponde ai comandi quando lo indirizziamo verso la TV. Però i giochi che sono stati lanciati con appunto il lancio del PlayStation Move non mi hanno esaltato più di tanto. Comunque questo è il PlayStation Move, volevo farvelo solo vedere. I tasti dietro a questo tasto qua dietro è un pochino... non ha tutti i tasti del DualShock 3 o del Six Axis, come volete chiamarlo. È un pochino diverso, è molto diverso dal Six Axis ovviamente. Ed è il controller di movimento della PlayStation 3, se non lo sapete ancora. Insieme nella scatola trovate PlayStation Move, la PlayStation Eye e lo starter disc, che sono delle demo di giochi, appunto appositamente studiati per il Move. Rimango dell'idea che la Nintendo con la sua Wii sia la migliore per quanto riguarda questo tipo di giochi. Infatti anche il Kinect, che è uscito da pochi giorni della Microsoft, non lo comprerò perché non mi ispira più di tanto. Quel coglione di Daniele sono riuscito a rifilarglielo al PlayStation Move al GameStop. È proprio un coglione di merda. Detto questo, scusate la piccola parentesi, andiamo a vedere la video recensione del gioco di oggi. Castlevania, The Lord of Shadow, gioco a dir poco eccezionale per PlayStation 3, mi è piaciuto veramente un casino. Andiamo a vedere la mia video recensione. Per poter giudicare nel modo giusto Lord of Shadow, forse è il caso di dimenticare completamente la presenza del marchio Castlevania nel titolo, o almeno evitare qualsiasi raffronto con i precedenti capitoli bidimensionali. Questa nuova produzione, frutto della collaborazione tra gli sviluppatori spagnoli della Mercury Steam e la Kojima Production, genera una saga parallela che col classico Castlevania spartisce qualche elemento di design dei personaggi, alcuni elementi ricorrenti e il cognome del protagonista. La scelta di ridurre al minimo le citazioni agli elementi caratterizzati della serie 2D si rivela assolutamente vincente e permette di dare vita a un action adventure, o picchiaduro come preferisco chiamarlo, di primissimo livello, picchiaduro a scorrimento naturalmente, in grado di competere e superare sotto alcuni aspetti anche Sua Maestà God of War. Tutto inizia in una notte buia e tempestosa in cui senza troppe spiegazioni e preamboli venite lanciati in una frenetica battaglia contro un'orda di licantropi. Questo serve come tutorial per imparare le basi del sistema di combattimento ed entrare in sintonia col tenebroso protagonista Gabriel Belmont. La vostra arma principale è una croce da cui si estende una catena con punta chiodata e nei primi capitoli non avete molto altro, a parte qualche coltello da lancio, elemento tipico di Castlevania, e alcune abilità come la possibilità di parare i colpi e di schivare. La prima battaglia è sicuramente appagante, ma abituati agli inizi sfavillanti delle avventure di Kratos, rischierete di rimanere un po' delusi perché Lord of Shadow parte invece molto più lento. Certo, il combattimento a cavallo nella seconda area è abbastanza avvincente, ma la successiva lunga fase di esplorazione nelle paludi smorza moltissimo l'emozione. Sapendo che dietro questo gioco c'è la supervisione dell'uomo che ha creato Metal Gear Solid, bisogna non perdere la fede e cercare di scavallare almeno la prima ora scarsa di gioco in cui il titolo stenta a decollare. Poi le cose non saranno più le stesse perché Lord of Shadow si rivela una sorpresa continua sia sotto il profilo del gameplay che per le situazioni che vi farà affrontare. L'azione aumenterà in un crescendo continuo talmente emozionante che farete fatica a interrompere le vostre sessioni di gioco. Come vi ho raccontato, all'inizio il sistema di combattimento è piuttosto standard, ma presto otterrete due tipi di poteri magici che sono luce e ombra, che non solo vi garantiranno dei poteri speciali, ma possono anche modificare l'effetto delle armi secondarie. Otterrete anche nuove armi, nuove abilità, nuovi potenziamenti per la vostra croce da battaglia e imparerete nuove combo, oltre che scoprire come usare al meglio le tecniche che già conoscete contro specifici nemici. Col progredire del gioco realizzerete che le battaglie non saranno più un premere a ripetizione gli stessi pulsanti, ma inizieranno a richiedervi un approccio più strategico, un po' alla gioco di ruolo, in cui dovrete usare lo strumento giusto al momento giusto, così da diminuire i danni che
che gli avversari gli possono causare. Lord of Shadow inizia a sorprendere con moltissime idee, forse non tutte originali, ma comunque ben assortite. Dopo i primi nemici, piuttosto standard, si finisce infatti per incontrare il titano dei ghiacci, una creatura così grande che per riuscirlo a eliminare dovrete arrampicarvici sopra e colpire ripetutamente delle zone sensibili. Una battaglia emozionante che riesce a dare una grande iniezione di adrenalina. Da quel momento in poi il gioco si scaglia contro ogni genere di avversario, anche altri titani, e diciamo che tutto questo rende la maggior parte degli scontri delle battaglie memorabili. Lord of Shadow non è però solo un gioco schiacciapulsanti, perché nel corso dell'azione infila sapientemente anche delle fasi di esplorazione in cui dovrete usare la catena della croce come rampino per agganciarvi ad alcuni appigli e raggiungere aree inaccessibili per poi proseguire arrampicandovi sui fondali da una scanalatura all'altra. Diciamo che questa sezione qui è stata un po' copiata da Uncharted, ma è fatta molto bene. Non sono vere e proprie sequenze platform, ma conferiscono comunque un gusto dell'esplorazione che caratterizza la serie 2D. Un altro punto di collegamento a Castlevania, a quello classico, diciamo, la presenza di oggetti bonus nascosti all'interno di elementi del fondale e in aree che inizialmente sono irraggiungibili e che potrete poi conquistare, cioè le potrete conquistare soltanto dopo aver ottenuto particolari poteri. Determinate sezioni le rigiocherete più volte prima di ottenere il 100% dei segreti svelati. Anche sotto il profilo degli enigmi, Lord of Shadow brilla per varietà. Alcuni dei puzzle che dovrete risolvere sono semplicemente geniali e spesso hanno dimensioni enormi. Per esempio, in un caso specifico, l'intero livello si rivelerà un enorme enigma da decodificare. Così, tra combattimenti, navigazioni per i fondali ed enigmi da risolvere, anche la storia inizialmente banale prenderà spessore, conquistandovi per la sua contorta rappresentazione di bene e male. Quello che in generale mi ha lasciato un po' perplesso è il dover spesso ricorrere al diario dell'avventura, una specie di database in cui sono custodite moltissime informazioni importanti sui personaggi e sui mostri. Avrei sicuramente preferito poter apprendere certi dettagli direttamente nel gioco senza necessità di interrompere spesso l'azione. Inoltre c'è da segnalare che in alcuni momenti il gioco vi lascerà senza alcun indizio su cosa fare e come agire per poter proseguire. In un'occasione specifica vi darà anche un'informazione volutamente sbagliata, ma chi conosce lo stile di Kojima potrà intravederne il genio del game designer nipponico dietro questi scherzi. Nessuno di questi problemi comunque oscura Lord of Shadow. Questo grandissimo gioco è eccezionale. Quando arriverete in fondo ripenserete a come tutto era cominciato e allora percepirete davvero l'epicità della vostra avventura e metterete questo titolo tra i vostri preferiti che meritano di essere rigiocati. Forse non avrà rovesciato Kratos giù dal trono, ma credetemi quando vi dico che ci è andato veramente molto vicino. Ah, un'ultima cosa, non spegnete la console quando raggiungerete i titoli di coda, perché in fondo vi aspetta veramente un'esaltante sorpresa. Eccomi di nuovo, quindi il mio consiglio è quello di acquistare The Lord of Shadow sia che abbiate una PlayStation 3 che un Xbox 360, perché il titolo è valido su entrambe le piattaforme. Per quanto riguarda il Move, volevo soltanto farvi vedere che l'avevo acquistato. Vi ripeto, non comprerò il Kinect perché non è una cosa che mi ispira più di tanto. Già il PlayStation Move mi aspettavo molto di più, anche se probabilmente con i prossimi giochi che usciranno sarà sicuramente implementato poi meglio, soprattutto negli sparatutto. Io aspetto di giocare quelli con il PlayStation Move. Mi fermo qui, torniamo con la mia prossima video recensione fra una settimana, sempre l'angolo dei videogiochi di Daniele. Seguite il mio canale, giornalmente le barzellette, quando riesco, se riesco a fare anche un video in più alla settimana sui videogiochi, tanto meglio. Ricordo ancora a tutti che non riesco più a mettere due video recensioni in un unico video, perché è veramente un lavoro lunghissimo e quindi cercherò di farne una che duri un pochino di meno e che faccia vedere più nel dettaglio meglio il gioco. Io mi fermo qui, comprate quindi Castlevania, capolavoro assoluto. Mi fermo qua al prossimo video dell'angolo dei videogiochi di Daniele. Ciao e buona serata a tutti.